È confermato, tra gli hashtag da diciottenne, oltre a maturità, patente e tessera elettorale, c'è anche il bonus cultura. I neomaggiorenni nel 2020 e 2021 potranno mettersi in tasca fino a 500 euro da spendere a sostegno della diffusione del patrimonio culturale italiano e internazionale. Certo, va detto che la copertura sarà inferiore rispetto all'anno precedente, 160 milioni contro 240. In ogni caso le risorse dovrebbero bastare a soddisfare la domanda di cultura dei giovanissimi, che devono avere le credenziali SPID e registrarsi sul portale 18 App. Ma tanto per verificare, l'anno scorso che cosa si sono comprati i ragazzi con il bonus? I dati messi a disposizione dal Ministero per le Attività Culturali ci dicono che sono stati spesi circa 163 milioni di euro da parte di 600.000 persone nate nel 98 e nel 99. Di questi, 132 milioni di euro, ossia l'80%, sono stati spesi in libri e testi scolastici. A seguire, il bonus è stato utilizzato per acquistare biglietti per concerti, abbonamenti al cinema e infine musica, abbonamenti a teatro, musei ed eventi culturali in genere. C'è ancora da lavorare per permettere a tutti di usufruirne. In alcune regioni, per esempio la Sicilia, ha fatto scandalo l'assenza di negozi convenzionati. Ovvio, questo non offusca la bontà dell'intento, che è quella di portare i ragazzi a leggere di più e entrare in contatto con mondi culturali diversi. Parlo di teatro, arte e musica, ma non solo. Dopo 2 anni di prova è tempo di tracciare un bilancio. Il bonus è utile? Certo, il bonus cultura è stato uno strumento utile. Infatti è stato impiegato per la massima parte nell'acquisto di libri universitari ed è stato importante in particolare non solo per i ragazzi che ne hanno beneficiato e per le loro famiglie. Infatti la somma spesa per l'acquisto in libri e testi scolastici ha rappresentato il 5% del giro d'affari dell'intera editoria italiana. Non ci sono dubbi, il bonus è giovane e può migliorare, ma i benefici sono fuori discussione. Nessuno potrà più permettersi di dire che la cultura non paga.